Panfilo Carlucci e il suo cupello sfatano il tabù, spoltore spugnando il Caprarese. Dopo 5 vittorie arriva la prima vittoria. Padroni di casa senza sborge di Penti, Mamottola e Di Camillo. Manca anche il trainer Donato Ronci, fermato dall'influenza. Panfilo Carlucci deve fare a meno di Battisti, Berardi e Antenucci. Minuto di raccoglimento per ricordare i due tifosi dello spoltore scomparsi tragicamente in un incidente stradale. Si parte al quarto minuto, pendenza, spara tra le braccia di Calore, risponde lo spoltore con Sparvoli al sesto minuto, calcio di punizione, la sua conclusione telefonata è bloccata da Capone. Al minuto 26 ci prova Troiano di testa su un cross proveniente dalla destra, Calore con un grandissimo intervento mette in calcio d'angolo. Al minuto 32 Nardone verticalizza per Sparvoli che però spara alle stelle. Minuto 35 calcio di punizione dalla tre quarti di Tafidi, sponda di Felice per Pendenza che a botta sicura conclude in rete, la palla si perde sul fondo. Con le immagini montate da Marco Maselli passiamo alla ripresa, in apertura subito il gol del Cupello, terzo minuto Colitto. Servito splendidamente da Pendenza, batte imparabilmente Calore. Lo spoltore prova a reagire con i suoi uomini migliori, Nardone e Sparvoli. Il numero 10 ci prova su calcio di punizione al 22esimo, ma Capone con un intervento prodigioso mette in calcio d'angolo. Passano 120 secondi e Sparvoli dal vertice sinistro fa partire una conclusione che nuovamente il numero 1 ospite blocca. Ancora Colitto a metter paura alla retroguardia di casa al minuto 20. Sotto assist perfetto per Pendenza che incrocia bene ma un super Calore sventa la conclusione del centravanti. Al 29esimo minuto lo spoltore reclama un calcio di rigore ma il direttore di gara fa proseguire. Al 36esimo Sparvoli fa tutto bene sulla fascia sinistra, mette al centro uno splendido pallone che però non trova compagni pronti. Al 42esimo ci prova Mario Orta, la sua sforbiciata però è senza fortuna. E le speranze dello spoltore si spengono al 92esimo quando rimane in 10 per l'espulsione di Farindolini. Piero Zuccarini, sconfitta che brucia, primo tempo lo spoltore forse mancato in avanti, nella ripresa ha provato a costruire qualcosa con Nardone e Sparvoli, è stato un po' più incisivo però poi è mancato il tapin vincente. Ma sì, ma al di là di questo sapevamo che sarebbe stata una partita bloccata, tutte e due le squadre hanno tenuto il campo bene, tutte e due avevano paura di perdere, e le condizioni atmosferiche hanno fatto la loro parte, sappiamo tutti le caratteristiche della nostra squadra, il vento non ci ha permesso assolutamente, specie nel primo tempo, di fare le giocate che sappiamo. E poi pronti via, siamo rientrati in campo, abbiamo preso questo gol diciamo come una beffa, una deviazione, e si sa che in queste partite chi passa in vantaggio poi è molto facile difendersi perché era quasi impossibile fare dei cambi gioco, delle giocate importanti con un vento del genere. Dopo ovviamente altre circostanze che non voglio, su cui non voglio infierire, però ci sono dei episodi assolutamente assurdi con l'assistente a 5 metri che potrebbero valutare senza alcun problema. Purtroppo questo è il risultato, ce lo teniamo, continuiamo il nostro percorso a testa bassa e cercheremo di fare sempre meglio. Benissimo. Mister Carlucci, 3 punti pesanti qui a Spoltore. Lei per la prima volta vince su questo campo, sì. Anche meritatamente. Sì, oggi ragazzi hanno interpretato alla grande la partita, tutto quello che avevamo fatto in settimana, quindi l'applauso va a loro. Non era facile venire qui, sappiamo che è il valore dell'avversario, anche se in questo periodo aveva qualche piccolo problema, noi siamo stati bravi a chiudere tutte le loro linee di passaggio verso i loro esterni bravi e siamo stati bravi a colpire in contropiede la palla del coso. Alla fine, se andiamo a vedere, penso che sia una vittoria meritata, le abbiamo contenuti bene, siamo stati bravi a riproporci. Prima ci diceva
prima della gara, non ha visto Ronci, quindi ha sperato che in una vittoria. No, no, ci mancherebbe, voglio cogliere l'occasione per salutare il mister di buona guarigione, perché il mister, devo dire adesso davanti a tutti, 5 volte che l'ho incontrato, mi ha battuto tutte le 5 volte, perché comunque è un allenatore preparato e ottimo, quindi si vede anche oggi la sua squadra è preparata, quindi era un tabù che volevo sfatare, oggi finalmente ce l'abbiamo fatta, ma merito ai ragazzi che sono stati in campo con la giusta attenzione.